Nel primo match casalingo del 2023 il Pineto perde per 0-2 contro la sua bestia nera, l'Alma Juventus Fano. In vantaggio nel primo tempo i granata con Nappello, nella ripresa Bonacchi raddoppia per i marchigiani. Calcio d'inizio per i padroni di casa, la partita incomincia con il solito equilibrio, il primo squillo degno di nota è dei biancazzurri, Maio pesca Emili che dà l'illusione del gol. Un giro di lancette dopo è ancora Maio a trovare in un'azione fotocopia la risposta di Bizzini in due tempi a disinnescare. L'Alma Juventus Fano non si scompone e dopo una lunga fase di studio passa al 35esimo, Nappello toglie le cosiddette ragnatele dal 7 trovando un vantaggio pesantissimo. Nella ripresa il match continua con il solito copione, il Pineto ci prova con Maio alto sopra la traversa, l'11 di Mosconi, rapace, raddoppia, Niang si invola tu per tu con Mercorelli e confeziona il pesantissimo raddoppio. Il match viene addormentato dai granata con i padroni di casa che non riescono a trovare il pertugio giusto. Nel finale azione insistita in area di rigore, ma sulla conclusione di Allegretti il Fano si salva nel più classico dei corner. Dalla bandierina il neoentrato Nonni incorna, ma Bizzini riesce a far suo il pallone. Dunque l'Alma Juventus Fano si conferma bestia nera dei biancazzurri, annoverando le uniche due sconfitte del Pineto in campionato. Sì, sì, abbiamo parlato tanto, siamo arrivati che dobbiamo fare i fatti. Abbiamo chiesto il cuore ai ragazzi di cambiare pelle, di tornare quelli che eravamo e hanno risposto bene, hanno dato tutto, nel vero senso della parola c'erano ragazzi che veramente hanno rimesso in panchina a fine partita, però era l'atteggiamento che volevamo. Poi nel calcio è sempre l'episodio, no? Siamo riusciti a sbloccarla, era una cosa che non succedeva da tempo e dopo la partita si è incanalata bene, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato il cuore. È stata una partita fino nel concitato finale sotto controllo, abbiamo giocato bene sulla fase di non possesso e era così, l'atteggiamento nostro deve essere questo e adesso ci aspettano altri 15 battaglie, non abbiamo fatto assolutamente nulla e bisogna riprendere il percorso nostro, fatto di principi, sudore, rabbia e testa alta. Questo è un atto dovuto ai tifosi e alla città di Fano. Sicuramente sappiamo le difficoltà che avremmo incontrato oggi. Il Fano veniva da 3 sconfitte consecutive, una squadra importante, che ha giocatori importanti. Mi aspettavo una reazione da parte di una squadra forte come il Fano. Noi venivamo alla terza partita in una settimana. Ci è mancato un po' di brillantezza sulle gambe, magari sulle seconde palle. Oggi è una partita di contatto fisico. E il Fano, alla prima occasione, cercava subito la palla lunga per Brosso, per Urbinati, per la spizzata, per guadagnare campo, tutti i calci piazzati. E il proprio modo di giocare. Noi ci abbiamo provato a giocare nel primo tempo, abbiamo fatto buoni fraseggi, anzi abbiamo creduto un paio di occasioni prima che passasse in vantaggio il Fano. E quindi tutto sommato la squadra non mi era dispiaciuta in quella prima parte di gara, poi sotto di 2 gol era stato un po' più difficile, il Fano si è messo dentro a metà campo, gli spazi ne erano pochi e abbiamo messo più di una volta la palla dentro e le conclusioni non sono state felici e qualche tiro è stato ribattuto, ci abbiamo provato, abbiamo dato tutto quello che in questo momento per questa partita potessimo dare e vabbè, accettiamo questa sconfitta, adesso iniziamo a preparare la prossima, tanto poi come è stato domenica scorsa a Termini, come è stato oggi, vi rendete conto che adesso il campionato è diverso e in campo è una battaglia su battaglia.